soffrire, potere offrire. Sempre la stessa storia di un equilibrio instabile, instabile, che crolla al vento di una nuova gloria, amore si odia. TV, siamo nel centro storico di Firenze e questa cosa ci piace tantissimo. Siamo al... siamo alla Rotonda, un posto ormai conosciuto, storico, un posto per tutti, per tutte le età, per tutti i gusti, di grande qualità, si sta bene, ci si diverte, quindi andiamo e giustamente c'è Planet TV, anche perché sono due piani di divertimento con, due piani, con tre però situazioni diverse. Cosa volete di più? La Rotonda, andiamo Planet TV. Tu quanto amore dai, in cambio niente buono, il cuore non ci sta, in una scatola, parto nemmo morto. Ma tu chi sei? Ci credi che non so dire, con Gian Bruno, con un angelo disteso al sole, che è caduto qua, una verità, e far l'amore anche all'anima. Ma tu chi sei? Il cielo ti ha lasciato andare. Amami come la terra, la pioggia, l'estate. Amami come se fossi la luce di un faro nel mare. Noi siamo il Maso! Hanno queste magliette che non sono a caso, io sono il Maggio. Il Maggio, anche se sono Maggio, non è che sono il Maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Il Maggio è una cosa, un patrimonio importante per la città di Firenze. Il Maggio musicale è straordinario, però no? Voi avete ballato, hanno reso importante Firenze in tutto il mondo. Però c'è un piccolo problemino che ora vi ci diranno e vi diranno qual è il problemino e perché
hanno questa t-shirt con Io sono il mago. Cogliamo l'occasione per lanciare un appello alle istituzioni pubbliche perché Firenze, città che è grande esempio di cultura, ora sta perdendo il suo corpo di ballo e tanti altri reparti come laboratori scenografici, arrivando così a far morire un'istituzione come il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Perché la danza, il teatro, l'arte e la cultura rappresentano una risorsa per questo paese che va tutelata e sostenuta. Siamo qua alla rotonda con i ballerini del Maggio Musicale di Firenze, no? Giusto. I ballerini e le ballerine. Il Fiorentino. Maggio Musicale Fiorentino, scusate. Firenze, vabbè. Però come... È un'altra cosa, hai ragione. No. E quindi voi quest'anno state ballando però? Sì. Ancora state ballando? Sì. C'è un problema? C'è un problema che praticamente per motivi economici e non artistici verrà tagliato l'intero settore del corpo di ballo e noi siamo qui venuti a chiedere un pochino di... Vengono ridotte le spese, il primo taglio è licenziarvi voi, perché però, cioè, perdete lavoro, perché per voi è un esatto. Lavoro questo, no? Io sono... È un lavoro per voi questo, non è solo una passione, ma è un lavoro. È un lavoro a tutti gli effetti, che ci impegna tutta la settimana, 8 ore al giorno, come 8-10 ore al giorno, come un lavoro sì, normale. Quindi è perdere ancora un lavoro, questa è la cosa che ci spetta. Ma poi è un patrimonio della città di Firenze, no? È un Maggio patrimonio Fiorentino, non solo di Firenze, ma a livello nazionale e internazionale. Cioè, noi facciamo cultura. Allora il vostro appello, quello che nel nostro piccolo possiamo fare, la rotonda sta facendo già molto perché certo, vi ospita, sta pubblicizzando, vuole salvare il Maggio Fiorentino. È un appello che possiamo fare, che cosa possiamo dire? Se qualcuno ci sta guardando che può interessare. Aiutateci a far sì che il corpo di ballo non chiuda insieme a altri reparti, per favore. È vero. E soprattutto quello che si rischia è il fatto di cancellare un corpo di ballo stabile, che comunque deve essere il cuore in un teatro, nel telirico, non prospetta più un futuro per le generazioni che verranno. Per la cioè è un capitolo che chiude. Sì, un mestiere che forse tanti anni. Come se chiudessero il teatro alla Scala, è uguale. Lo so. Speriamo di no, intanto ballate. Dai, dove sono tutti gli altri? Dai, qui, chi dietro a me? Ragazzi, un applauso! Gangnam Style! Abbiamo i bar, ma quello di sotto. Stai preparando? Mi hai detto che stai preparando? Buonissimo, Japanese tea e tre negroni. Ah, vabbè, però è scappato. Ora sono io proprietario, ora quindi faccio tutto io. Qui faccio tutto. È scappato il nostro barman. Ti chiami? Marco, ma se non sai nemmeno shakerare i fianchi. Brava. E quindi qua questo è il piano di sotto, perché è bellissimo, è l'unico posto forse tutta Firenze dove ci sono veramente due realtà, uno può venire qua, cenare al piano di sopra, poi venire sotto e viversi il pub, ballare, cantare, e ogni serata c'è un evento diverso, in particolar modo il mercoledì, giovedì ci sono delle serate latine, brasiliane, il sabato con il karaoke, insomma ogni serata è un divertimento, con la rotonda. Un cosmopolita, un buonissimo cosmopolita, prendiamo il bicchiere. Wow, ma ci sono dei clienti fashion alla rotonda, da un Japanese tea e alla cosmopolita, insomma direi clienti fashion. Clienti fashion, sì.
dietro una legna e io da nome qua senza te, eppure lo sai che ho tanto bisogno d'amore, ma che dico di sì per quanti contento e penso no, succederà più d'amore ti ero dato tanto. Il cicciaio, il cicciaio. No, no, però sei il cicciaio. Siamo a Firenze. A Firenze la carne. La ciccia. E quindi tu sei il cicciaio. Cicciaio, via. Cicciaio alla griglia. Cicciaio. Quindi la carne. Lui è il re della carne, il re della griglia. Perché qua alla rotonda tutto poi a vista. Tutto sei come nemmeno in vetrina, proprio sei insieme a noi, insieme al pubblico, ai nostri clienti. Fai vedere quello che cucini, togli la carne. Non può fare cose strane perché sei proprio. No. Sei in prima visione proprio. Si vede tutto. Prima visione. Potrebbe essere ristorante, pizzeria, vabbè, anche una steak house. Sì, è vero, anche questo. Quindi carne di qualità. E la specialità è questo, vero? L'abbondanza della rotonda. L'abbondanza della rotonda, che qui. Bene messa tutta la carne con tutta la situazione. Noi non siamo riusciti a riprenderla stasera. No, non siamo riusciti a riprenderla. È una cosa meravigliosa. Attaccate, com'è che mettete? Il fileto di manzo. Tanti filetti di manzo. Di fileto. Sono circa 600 grammi di fileto. Poi sotto ci sono tutte le salse. Le salse e il riso ai curry. Perché poi il riso al curry che sta sotto il filetto di manzo, che è cotto proprio alla fiorentina, quindi un po' al sangue. Il sangue cola un po' del sugo, del grasso, della carne dentro il riso. Ma io pensavo fosse una macchina della tortura questo. Diventa. Per chi non pagava il conto passava qua sotto, pensavo. No. È una tortura vederlo passare e non poterlo mangiare, ve lo assicuro, perché è meraviglioso. Il cicciaio della rotonda. Cristo. Allora un duo straordinario. Grazie. Chris, Ilaria. Lui e lei chi sono? Quindi Chris e Ilaria. Ilaria e lei e Chris e lui. Una voce straordinaria, questo devo grazie. Dire. Sei veramente canta graffia. Sì, graffia. Solo quando canta. Hai una sola. Voce perché sensuale, bella. Bella, anche un po' graffiata, quindi un dono meraviglioso, sei bravissima. Può fare tutto. Ma lo diciamo spontaneamente perché nessuno ci ha pagato. Poi le 50 euro ce le dai dopo. Lui chi è? Lui è uno. Bravo. È un bravissimo animatore, imitatore, cantante, vero? Grande. Bravo. Dall'anno prossimo, grande novità, la rotonda, musica dal vivo venerdì e sabato. Grandi! Lui chi è? Lui com'è? Insomma, è Marco Viciani, com'è? Sorcini! Com'è cantare accanto a Luis Astro? Una bellissima soddisfazione, guarda. Qua sono grandi personaggi alla rotonda. Siamo noi.